Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I futures sul greggio sono stati scambiati leggermente al ribasso, nonostante l'avvertimento dell'OPEC e dei suoi alleati, noti come OPEC Plus, di tagliare la produzione per controllare il calo dei prezzi. I sondaggi hanno mostrato che l'economia globale è sempre più a rischio di scivolare in recessione, poiché i consumatori devono far fronte a un'inflazione generazionale elevata per frenare la spesa, mentre le banche centrali stanno inasprendo le politiche in modo aggressivo, proprio quando è necessario supporto. La società di criptovalute latinoamericana Ripio ha iniziato a lanciare una carta di debito prepagata in Brasile che consente di effettuare pagamenti in criptovaluta e guadagnare premi cashback in Bitcoin, ha affermato il CEO di Ripio, Sebastian Serrano. Il prezzo di euro-dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico indica un mercato oversold. Le quote di Nike hanno guadagnato lo 0,6% nell'ultima sessione. Il ROC indica un'opportunità di buying. La coppia dollaro australiano-dollaro americano si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Secondo l'indicatore Williams, siamo in un mercato oversold. La coppia dollaro australiano-dollaro americano si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Secondo l'indicatore Williams, siamo in un mercato oversold. Il PIL annualizzato degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30, l'indice dei prezzi del PIL degli Stati Uniti alle 12.30, il prodotto interno lordo della Germania alle 6. L'IFO fiducia delle aziende della Germania sarà rilasciato alle 8, l'indice dei prezzi di consumo di Tokyo del Giappone alle 23.30, l'indice dei prezzi di consumo di Tokyo del Giappone alle 23.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti e relativi ai mercati finanziari.